Grazie onorevole Garavini, l'onorevole Marco Fedi. Grazie Presidente, grazie Ministro Plenipotenziario Vignali per la sua chiarezza espositiva e per anche gli inviti che ha rivolto al Parlamento. Io cercherò di essere davvero sintetico, cercando di non ripercorrere le analisi che lei ha già svolto dal punto di vista dell'amministrazione della Farnesina, sulle quali concordo, ma mi premeva segnalare in apertura di questo breve intervento che noi dovremmo, perché noi rivestiamo responsabilità politico-parlamentari, quindi dovremmo fare rivolgere un appello e svolgere un'azione nei confronti del Governo tesa a far arrivare nelle aule parlamentari un testo, una proposta di legge di bilancio che risponda alle questioni che lei ci ha sollevato. Glielo dico con molta chiarezza, non sto cercando di ribaltare ora la responsabilità nei confronti della Farnesina su questioni, ripeto, sulle quali lei è stato molto chiaro e che condivido in pieno. Però è evidente che c'è un limite all'azione parlamentare che noi possiamo svolgere una volta che arriva un testo di bilancio e quindi da oggi, in previsione di un testo che contenga già alcune delle risposte, così che l'azione parlamentare si possa concentrare su quello che è assente, credo di poterlo rivolgere anche a voi della Farnesina affinché ci possa essere un'azione sinergica già da ora. Sulla questione della Brexit, io aggiungerei alle procedure semplici anche la gratuità o un costo contenuto. È evidente che non è una responsabilità che compete alla Farnesina o al nostro Paese, ma credo che un appello anche in quella direzione possa essere assolutamente utile in questa fase. Sulle nuove mobilità, noi abbiamo avuto un'occasione di approfondimento organizzata proprio dal Comitato con il CGIE alla presenza del Ministro Poletti. Parlammo all'epoca di un tavolo di concertazione interministeriale perché si tratta di competenze che non riguardano solo la Farnesina, ma ad esempio per quanto riguarda tutte le politiche di tutela del lavoro, riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Università per quanto attiene ai rapporti diciamo formativi, culturali con gli altri paesi e a mio avviso anche il MEF per la partita che riguarda la fiscalità e che non è certamente irrilevante ai fini di un'azione vera di tutela delle nuove mobilità. Detto questo, anche nei confronti di paesi che oggi non hanno l'emergenza del Venezuela, e apprezzo molto il lavoro che lei sta svolgendo e il richiamo che noi dobbiamo fare al governo affinché si dia, diciamo, corso a questa azione per cominciare a dare risposte concrete sul territorio all'emergenza Venezuela o la Brexit nel Regno Unito, ma c'è evidentemente in altri paesi un'azione di quei paesi sulla problematica dei visti, sulla problematica della cittadinanza che tende ulteriormente a limitare i diritti e anche a rimettere in discussione aspetti molto diciamo vicini alle nostre comunità per quanto riguarda ad esempio il visto e la cittadinanza. Parlo dell'Australia ma anche di altri paesi che anche gli Stati Uniti stanno invertendo sicuramente il trend che invece avevamo visto maturare negli anni anche con la partecipazione della comunità italiana al dibattito politico locale. Credo che occorrerebbe investire di più in informazione e investire in comunicazione aiuta anche a presentare all'estero l'azione che il nostro Paese sta svolgendo in questi settori, ma anche in Italia con diciamo un'azione che può essere svolta anche attraverso la RAI e RAI Internazionale e mettendo diciamo al servizio anche del nostro Paese e dell'informazione, mettendo al servizio di questa partita anche la nostra comunità italiana con le testate che operano all'estero e che noi abbiamo in qualche misura anche rafforzato con l'approvazione della nuova legge sull'editoria e, ripeto, con anche l'aumento della dotazione di bilancio per le agenzie e per la stampa italiana all'estero. Le vorrei chiedere, visto che ne avevamo avuto cognizione durante il Comitato di Presidenza del CGIE, se questa campagna per l'iscrizione AIRE sta andando avanti o se
invece pensate di rinviarla, perché questo in un momento in cui abbiamo difficoltà a rispondere ai servizi consolari e con personale adeguato, non solo, ahimè, in Venezuela e nel Regno Unito, ma anche in altri paesi, non possa poi ulteriormente creare problemi di capacità di risposta rispetto a questa campagna. Comites e CGIE, anche qui noi chiederemo un impegno del governo per assicurare che questi organismi di rappresentanza possano funzionare, quindi ci sia un recupero di risorse affinché possano svolgere la loro attività. Le chiedo infine sulla vicenda Colombo, che ha, diciamo, interessato, parlo di Cristoforo Colombo ovviamente, che ha interessato la comunità degli Stati Uniti e non solo, con un dibattito molto acceso, interessante anche per molti versi, sulla figura di Cristoforo Colombo, sul ruolo della comunità italiana negli Stati Uniti, sulle ragioni che hanno portato quel paese a organizzare attorno alla figura di Cristoforo Colombo un ricordo importante della personalità di Colombo, ma anche della nostra comunità. Che cosa sta facendo la Farnesina e la nostra direzione generale per garantire che, insomma, ci sia una correttezza nel dibattito e si riconosca a Cristoforo Colombo e alla nostra comunità la giusta collocazione nella storia. Sulla questione della lingua italiana, sappiamo che non è più una sua competenza, che è stata trasferita a un altro direttore generale, ma concordo con le parole della collega Garavini sul fatto che dovremmo trovare un modo per rafforzare tutti gli enti gestori anche rispetto all'investimento nuovo che l'Italia sta facendo in questo settore. Grazie. Grazie all'onorevole Fedi. Ha chiesto la parola l'onorevole Gianni Farina. Prego. Siamo di fronte a un mondo che cambia e probabilmente non ce ne siamo neanche accorti. Fra pochi giorni sarà eletto un nuovo consigliere federale.